Eccoci ancora insieme, una buona serata, bentornati e bentrovati dopo queste, credo, meritate vacanze un po' per tutti, nonostante il periodo sia sempre molto sul limbo, siamo ritornati anche noi, stranamente, ma ci siamo per questa nuova stagione, autunno-inverno, che appunto partirà questa sera e come tutte le varie situazioni, piano piano ritorneranno anche tutti i nostri programmi a tenervi compagnia durante il corso di queste settimane. Il primo fra tutti, sicuramente questa sera, la diretta ritorna con Tacchi e Tacchetti per analizzare un pochettino meglio quello che è successo in queste due prime giornate di campionato, in modo particolare nell'ultima giornata, e poi ovviamente per definire meglio e cercare di capire un attimino com'è la situazione a livello del calciomercato. Questo appunto per ciò che concerne Tacchi e Tacchetti dalle 21:30 e poi saremo in collegamento anche sul canale 18 oltre che il nostro 85. Poi questa sera invece ritorna anche l'appuntamento del bello di dirsele, perché sono successe tante cose nel corso di questi giorni. Ovvio che abbiamo momentaneamente, diciamo così, allontanato, vi abbiamo sganciato, ma siamo ritornati, per cui ci rioccupiamo un po' di quelle che sono le problematiche che si respirano, che si vivono tutti i giorni nel nostro tessuto quotidiano, fra i quali appunto anche questo Green Pass, che è arrivato a un livello, diciamo così, è quasi da caricatura, nel senso che sembra quasi che ci siano due eserciti, quello che appunto è propenso al Green Pass e quelli che invece sono contrari, dimenticandosi molto spesso che fondamentalmente non è una guerra, ma è un trovare una soluzione per poter convivere tutti quanti insieme all'interno di questo nostro pianeta. Nel frattempo vi facciamo vedere anche le immagini di quello che è successo a Modena in centro, dove tantissime persone si sono ritrovate per criticare l'utilizzo del Green Pass. L'89% di ricoveri tra vaccinati. Il caso italiano è drammatico. Per smantellare Beh, come avete visto, insomma, c'è veramente tantissima gente che nel corso del weekend, credo sabato, si è ritrovata in centro a Modena per criticare l'operato dello Stato in merito a questo Green Pass, che ciò non toglie che all'interno di questi manifestanti c'era anche gente che aveva già fatto il vaccino, per cui non sono solamente quelli che non vogliono farsi il vaccino, c'è anche gente che si è fatta il vaccino, che però ritiene che non sia utile questo Green Pass e che potrebbe, oltre che magari dare la possibilità alle persone di poter decidere se farsi o meno il vaccino, in modo particolare anche andrebbe a penalizzare decisamente in maniera forse improponibile anche tutte le varie attività che hanno a che fare con questo Green Pass. Già tantissime attività debbono ovviamente far valere il diritto al Green Pass. Se ti vuoi mettere seduto per mangiare qualcosa anche solamente all'interno di un bar, devi avere comunque il Green Pass. Questo Green Pass che ancora per molti non è una formula giusta, anche se bisogna dire la verità, non è che se tu ti fai questo Green Pass e poi sei immune dal vaccino, cioè immune, scusa, dal virus. Se ti fai questo vaccino, tu puoi comunque essere sempre portatore del virus, per cui insomma non ti garantisce l'immunità al virus, ma per
per quanto insomma ti dà la possibilità, però, nonostante questo, di poterti accomodare tranquillamente all'interno di una pizzeria con anche magari altre persone che a loro volta hanno dovuto fare il tampone per sedersi. E queste stranamente possono essere contagiate proprio da chi ha fatto il vaccino. Ma a tal proposito volevo farvi sentire un pensiero ad alta voce di Massimo Mazzucco. Il pass è una misura con cui gli italiani possono continuare a esercitare le proprie attività, a divertirsi, a andare al ristorante, a partecipare a spettacoli all'aperto, al chiuso, con la garanzia però di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose. Questa è una bugia plateale, spudorata e vergognosa. E per questa frase Draghi dovrebbe essere denunciato per circonvenzione di incapace, perché racconta al pubblico una cosa non vera, approfittando della sua credulità e della propria autorità istituzionale. Lo sanno anche i sassi ormai, che anche il vaccinato può essere portatore del virus e che quindi può trasmettere il contagio ad altre persone. Se 100 individui vaccinati entrano in un cinema e si mettono uno accanto all'altro, convinti di essere al sicuro perché tanto qui abbiamo tutti il Green Pass, rischiano invece che fra loro ci siano uno o più portatori sani che diffondono il virus a tutti gli altri. E quando quelle 100 persone escono dal cinema, non solo rischiano di ammalarsi, perché sappiamo benissimo che anche il vaccinato può ammalarsi di Covid, ma si portano a casa il virus e lo rimettono in circolazione nella società. Quindi il Green Pass non è né una misura che ti garantisce la sicurezza personale, né ci permette in alcun modo di ridurre la diffusione del virus. Di fronte a questa realtà ormai irrefutabile, i sostenitori a oltranza del Green Pass hanno già inventato una specie di spiegazione, una scappatoia, una risposta di riserva. E cioè, sì, è vero che anche chi è vaccinato può essere portatore del virus, ma viene comunque colpito in forma più lieve. Ora, a parte che in forma più lieve non è un termine scientifico, perché non è quantificato, è solo una formuletta emotiva. Ma qui bisogna smetterla di giocare con le parole. Se il contagiato conta come uno, quando fanno i tamponi per fare le statistiche che servono poi a terrorizzare tutta la popolazione, il contagiato conta come uno anche quando è vaccinato. Mai come in questo caso, uno vale uno, perché il vaccinato porta in giro il virus nella società esattamente come tutti gli altri. In secondo luogo, e qui sta la novità di oggi, è falso dire che chi è vaccinato si può contagiare sì, ma in forma più lieve. Il vaccinato oggi, con la variante Delta, si contagia con la stessa identica carica virale di un non vaccinato. Chi lo dice? Lo ha detto l'altro ieri Anthony Fauci, in persona. Data were clear. Now that we have a Delta variant, that has changed the entire landscape. Because when you look at the level of virus in the nasopharynx of a vaccinated person who gets a breakthrough infection with Delta, it is exactly the same as the level of virus in a unvaccinated person who's infected. Ripetiamolo per chi non l'avesse capito bene. Se guardiamo i livelli del virus, cioè la carica virale, nella faringe nasale di una persona vaccinata che viene infettata dalla variante Delta, è esattamente lo stesso livello di virus di una persona non vaccinata che venga infettata. A questo punto, visto che i giornalisti si dimenticano di fare il loro mestiere, la domanda a Draghi la facciamo direttamente noi. Signor Draghi, visto che i vaccinati possono infettarsi e possono trasmettere il virus come i non vaccinati, e visto che i vaccinati infettati con la variante Delta hanno la stessa carica virale degli infettati non vaccinati, a che cosa serve esattamente il Green Pass? Bene, bene. Aspettiamo bene. Una risposta. Bene, bene, bene. A cosa serve esattamente il Green Pass? Questa è la domanda che ci chiediamo tutti, soprattutto se uno magari ha piacere di informarsi su, diciamo, correnti di comunicazione diversificate, che non siano solamente quelli che siamo abituati ormai da anni, ormai da due anni, ad ascoltare tutti i giorni, ovvero i classici notiziari delle reti nazionali. Quindi ci sono informazioni che invece sono importanti e che vanno capite per cercare di capire esattamente meglio come stanno le cose, soprattutto cosa si va a rischiare, cosa si rischia facendosi questo vaccino e cosa può essere utile
utile, perché se ci fosse la certezza matematica che viene debellato il virus, uno ovviamente il vaccino se lo fa, non sta a pensarci due giorni, ma ci sono state problematiche molto importanti che abbiamo visto anche di ragazzi giovani, tra l'altro anche atleti, giocatori, un giocatore Obiang del Sassuolo, la nostra pallavolista che ha preso appunto delle problematiche che non gli hanno più consentito di ritornare indietro. Allora a questo punto la domanda sorge spontanea, dice: chi è che paga questi danni? Chi è che paga il prodotto? Chi è che si prende poi la responsabilità dei danni che può fare questo vaccino? A parte questo, che può essere sicuramente uno su non so quanti che può rischiare, e la media forse ci può anche stare, io direi di iniziare a capire un pochettino meglio come stanno le situazioni in questo momento. Perché? Perché è detto da me, è detto da nessuno, io non faccio altro che assimilare informazioni per cercare di capire effettivamente dove sta la verità, ed è la cosa che sicuramente bisognerebbe fare un po' tutti, anche se molti sono convinti a priori che deve essere così o non deve essere così. Ma sentiamo dalla voce di Alberto Zangrillo, che il primario dell'ospedale San Raffaele di Milano della terapia intensiva. Sentite un po' quello che ha detto. Professor Zangrillo, le sue dichiarazioni sul fatto che il coronavirus clinicamente non esiste più hanno scatenato molte polemiche. Secondo il governo e l'Istituto Superiore di Sanità, le avrebbe diffuso un messaggio addirittura pericoloso. Sono veramente tanto tanto dispiaciuto, peccato che la parola della scienza scateni tutto questo tipo di reazione. Io ho parlato dopo essermi confrontato con la mia direzione scientifica, con la mia università, all'interno della quale sono rappresentate tutte le specialità che si sono occupate di Covid. Quindi quello che abbiamo detto è: il virus attualmente è clinicamente irrilevante. Mi spiace tanto per le reazioni. Cosa significa questo allora, che è clinicamente irrilevante? Significa che non è in grado, fortunatamente, di produrre quei casi clinici gravi che ci hanno accompagnato per tutto il mese di marzo e parte del mese di aprile. Secondo il vice ministro della Salute Zampa, lei addirittura diffonderebbe un messaggio che potrebbe portare le persone ad atteggiamenti rischiosi. Assolutamente no, io continuo a invitare alla prudenza, continuo a farlo anche adesso, però nessuno mi può impedire di dire la verità. Mi dispiace veramente tanto, continuerò a dire la verità. E quindi oggi, secondo lei, quale atteggiamento dovrebbe avere la popolazione? Di grande ottimismo e mantenere un grande senso di responsabilità e di buon senso. Di grande ottimismo. Gli italiani non sono dei beoti. Bene, bene. Gli italiani non sono dei beoti. Questa è la frase del professor Alberto Zangrillo, ricordiamolo, primario dell'ospedale San Raffaele di Milano, terapia intensiva. Per cui, insomma, è uno addetto ai lavori, cioè, se lo dice lui, non è che, con tutto rispetto, se lo dovessi dire io, un carrozziere, un metalmeccanico, un ingegnere, cioè, lui proprio è di materia, per cui le frasi che ha detto sono state importantissime. Ha detto: ora non è in grado di produrre casi clinici gravi questo virus, ed è clinicamente irrilevante. Sono parole di un medico, di una persona che sicuramente lavora in quello che è appunto il discorso del Covid, per cui queste sono parole importanti. Allora, noi dovremmo avere tra non molto il collegamento con Tito Taddei. Ciao Tito, ci sei? Non ti sentiamo, Tito. Non ti sentiamo. Non ti sentiamo, Tito. Forse è un problema di audio, forse hai il microfono spento, non so come. È importante perché avrei bisogno della tua consulenza per un paio di domande che ti volevo fare, e poi naturalmente anche perché oggi andiamo a ricordare un amico che è scomparso un po' di giorni fa, e volevo farlo insieme a te perché so che tu, insomma, lo conosci veramente da tantissimi anni, addirittura da quando c'era, non so se esiste ancora, ma credo di no, Radio Vignola 1. Per cui si parla, credo, degli anni 90, dove tu hai avuto modo di conoscere la persona che andremo poi a ricordare. Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Dai che ce la facciamo, dai, dai. Allora, nel frattempo volevo anche fare un saluto agli amici che ci stanno mandando i messaggi. Vi ricordo anche le modalità per potervi mettere in contatto con noi. È molto semplice, le WhatsApp 346 10 77 159 o altrimenti direttamente alla nostra pagina Facebook, se non ce la bloccano, perché molto spesso accade e sappiamo anche il perché. Appunto, TVB Studio 85, dove potete mandare i vostri messaggi, così come ha fatto Ettore, che dice: il Green Pass è discriminatorio e serve solo a spingere le persone al vaccino, non me. Ciao Luca, ciao grande Ettore, ci segue sempre con piacere. Allora, non so se ci siamo o non ci siamo, io direi di fare un piccolo break pubblicitario, poi ritorniamo insieme perché parleremo un po' nello specifico di quello che abbiamo detto finora. Leggeremo qualche altro messaggio e poi andremo a ricordare un amico che è scomparso un po' di giorni fa. State con noi. A tu come ti chiami?
Ottolo! Come? Ottolo! Come? Ottolo! Che sei sordo? Che siete nei attributi handicappati? A come atrocità! Doppia T come terremoto e tragedia! I come ir di Dio! L come lag di sangue! E A come adesso venga e ti sfascio le corde! Pizzeria Arturo, vi accoglieremo in tutta sicurezza e prevenzione, rispettando ogni norma di distanziamento. Oltre alle nostre ottime pizze, serviamo anche pizze alte, tirate e al metro. In aggiunta, a squisiti primi e secondi. Vi aspettiamo. Aztec progetta e realizza infrastrutture dati in fibra ottica integrate con connettività internet e wifi. Evoluto per alberghi e ristoranti, semplificando la gestione dell'hotelleria. Sopralluoghi senza impegno. Da oltre 40 anni, Torneria Bianchi Luciano, il punto di riferimento per le lavorazioni meccaniche. Con personale altamente qualificato, siamo in grado di garantire un prodotto finale eccellente per le esigenze del cliente. PC Outlet Computer Shop, e-commerce di prodotti informatici ricondizionati, PC, notebook, server, workstation, monitor, spedizione gratuita in tutta Italia. Visita il nostro sito e acquista subito. Cesenatico Village, il parco giochi per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Cesenatico, in Viale Carducci, angolo via Venezia 171, tutte le sere dalle 20 alle 24. A San Giovanni in Persiceto, immerso nel verde della natura, ristorante Sorsi e Morsi, aperto tutte le sere di agosto. Propone le migliori carni della fattoria ed i primi piatti della tradizione nel fresco giardino estivo. Visita il nostro sito. Ma quante biciclette hai? 85. TVB Studio 85, la nuova TV che ti vuole bene, davvero. Eccoci qua ancora in studio con TVB Studio 85, lo spazio, lo sapete, è quello del bello di dirsele, come tutte le sere, intorno alle 19 fino alle 19.30, la possibilità così di analizzare un pochettino quello che è accaduto durante il corso di questa nostra giornata. L'abbiamo fatto facendovi vedere anche dei video importanti, fra i quali appunto anche la testimonianza del professor Alberto Zangrillo, primario dell'ospedale San Raffaele di Milano, terapia intensiva, ma dovremmo avere in collegamento il nostro Tito Taddei. Tito, ci sei? Ci sono, purtroppo telefonicamente, non Skype. Comunque saluto te e naturalmente tutti quelli che ci stanno seguendo. Ma guarda, hai una fotografia così sorridente che metti proprio gioia e sorriso. Non mi sto vedendo, va bene. Allora, senti, abbiamo parlato, prima non so se sei riuscito a seguire la nostra diretta, sì, merito al professor Alberto Zangrillo, che ha dato delle indicazioni importanti, ha detto clinicamente è irrilevante ora il Covid e non è più in grado di produrre casi clinici gravi. Queste sono state le sue parole. Tu cosa pensi? Allora, secondo me, io ti devo dire, sono un vaccinato per entrambe le due sessioni, quindi credo che un discorso della vaccinazione che sia molto importante. Il tema, secondo me, però, se ne parla troppo in una maniera proprio, diciamo così, quasi, come posso dire, di impulso, quasi da un punto di vista così di sensazione, ecco, chiamiamola così. E secondo me il problema dovrebbe essere proprio discusso dai medici e solo tra i medici. E io ad esempio ascoltavo una dichiarazione che tu hai mandato prima, con i quali ci chiedevano i giornalisti di riportare quello che chiedono, ma io credo che non abbiamo bisogno di lezioni da parte di queste persone. Io credo che professionalmente, eticamente, non c'è una persona che mi possa dire che devo insegnare o devo fare determinate cose. Se uno fa la professione, cerca di farla nel migliore dei modi, almeno io credo questo. Certo, sei sempre in buona fede, questo sono d'accordo con te, Tito. Certo. Senti, allora Tito, io questa sera ho il piacere di averti in diretta per un motivo molto importante, perché qualche giorno fa è scomparso un nostro caro amico, un artista che so che tu hai conosciuto da tantissimi anni fa in una radiolina per modo di dire, perché era una radiolona, era Radio Vignola 1. Sì, esatto, esatto. Allora, praticamente io lavoravo in una radio che diciamo che era una delle più importanti della provincia di Modena, ma anche della regione Emilia-Romagna, e andai in una trasmissione di carattere sportivo. Io che francamente mi sono occupato di sport ma in maniera molto marginale, chiamiamola così,
Seguivo la Vignolese presso questa radio e ricordo che ci fu un'attenzione veramente enorme da parte delle persone quando la Vignolese giocava in campionati, insomma, di categoria. Sì, erano anni d'oro. Il nostro amico che è scomparso è un cantautore, si chiamava Giuliano Sale. No, voglio arrivare al discorso di questo. Allora, lo conobbi proprio perché lui seguiva, oltre alla Vignolese, mi sentiva parlare, parlavamo anche di musica con altre persone, e nacque proprio un'amicizia che diventò e si sviluppò poi successivamente in un'altra emittente televisiva dove io ho lavorato, ovvero Telestudio Modena, e in questo caso io ho avuto il piacere di averlo più volte ospite nella mia trasmissione, perché io credevo proprio del suo ruolo di cantautore. Era un cantautore molto raffinato. Forse l'unica cosa che gli mancava era quello che nel mondo della musica bisogna anche essere un po' scaltri. Ecco, invece lui era proprio veramente la persona che scriveva dei bei testi, però senza riuscire a entrare, diciamo, in quel mondo musicale, in quel mondo che sappiamo è abbastanza severo nelle cose. Ecco, sì, questo qua. Diciamo un cantautore in punta di piedi, molto educato, sempre al suo posto. Me lo ricordo anch'io con gran piacere, è una persona estremamente educata e che a livello professionale, come dicevi te, concordo in pieno, avrebbe meritato sicuramente dei riconoscimenti maggiori, ma forse causa un pochettino il suo carattere mite non è riuscito a raccogliere quello che in realtà aveva seminato. Adesso al limite magari proviamo a sentire una canzone insieme, dopo rimaniamo in diretta, Tito, per la chiusura. Sì, certo, ci resto, con piacere. Le nubi che sono nel cielo sono le stesse nubi di una volta, i fiori che sono nei prati da quando esiste il mondo sono nati, e gli occhi tuoi che ora mi guardano sono profondi, grandi occhi di bimba che vuol sapere cos'è la vita, che vuol sapere cos'è questo mondo. E dall'amore che nasce l'uomo e dalla terra natura il grano, non c'è altro dalle mie mani, il nostro tempo che è nato ieri è già lontano sull'orizzonte e non tornerà. E non tornerà. La pioggia che bagna il tuo viso bagna da secoli la nostra terra, il sole che è nel tuo sorriso splendeva già quando nasceva il mondo, e gli occhi tuoi che ora mi guardano sono gli stessi grandi occhi di bimba che vuol sapere cos'è la vita, che vuol sapere cos'è questo mondo. E dall'amore che nasce l'uomo e dalla terra matura il grano, non c'è altro tra le mie mani, il nostro tempo che è nato ieri è già lontano sull'orizzonte e non tornerà. E non tornerà. E non tornerà. Giuliano Sale, non è mai troppo tardi, Tito, come dicevi tu, uno della scuola dei cantautori del passato. Sì, io sottolineerei questa canzone, hai fatto veramente molto bene a mandare questa canzone perché credo che ci sono molti elementi che contraddistinguono proprio Giuliano. Innanzitutto questo invito all'amore, nelle sue canzoni c'è sempre questo discorso della ricerca dell'amore, una ricerca proprio continua, ma l'amore proprio non solo verso la donna, ma l'amore anche come amicizia, nel senso del rapporto umano. L'altro elemento che mi piace particolarmente sottolineare in Giuliano c'è questo discorso anche un po', diciamo, pessimista, nel senso che
c'è questa speranza di arrivare a un obiettivo, questo dell'amore, però sa che la strada è estremamente molto lunga e faticosa. Ecco, in questa canzone credo che c'erano questi due elementi che credo contraddistinguono molto bene Giuliano come cantautore. Sì, e poi è proprio il suo cammino di vita, sempre ricercato l'amore, il bene. Bene Tito, io ti ringrazio di aver ricordato insieme a me, insieme ai nostri ascoltatori che sono a casa, quello che è stato per noi tutti Giuliano Sale. Meritava veramente questa riconoscenza, l'abbiamo fatta con, io credo, in maniera molto naturale, perché è entrato nei nostri cuori senza avvisare, cioè così, in maniera molto spontanea. Esatto, sono d'accordo, e un saluto naturalmente a Giuliano, sperando che ci stia seguendo dal lassù. Bene, grazie Tito, ti auguro una buona serata. Buona serata a te e a tutti gli altri. Bene, intanto sono arrivati diversi messaggi. Noi dobbiamo fermarci forse, ma neanche, perché la pubblicità l'abbiamo già fatta, per cui andiamo avanti. Facciamo subito lo stacchetto e entriamo nel vivo, nell'appuntamento, nel mercato del pallone. State lì. Eccolo qua, il mercato nel pallone, insomma ormai ci siamo, il 31 di questo mese chiuderanno i battenti per ciò che concerne questo mercato di calcio, che è stato veramente risicato. Abbiamo visto veramente pochissime trattative, forse in virtù del fatto che in questo periodo dei gran quattrini non ce ne sono, quindi la gente cosa fa? Non spende, le società non spendono e stanno tutti quanti, anzi è sempre più in auge il discorso del prestito con diritto di riscatto, però il prestito per 2 anni e poi dopo, se funziona, puoi avere il riscatto. Allora, nel frattempo dovrebbe accomodarsi anche il nostro ragioniere del pallone, che è anche lui ritornato dalle vacanze, ma è più bianco di prima. Dice: come mai? Come mai? Perché c'è chi va al mare di giorno e c'è invece chi va al mare di notte, magari come il vampiro, no? Che va in cerca delle sue pedine, però non succhia il sangue. Allora, il microfono, si mette il microfono, intanto che il nostro ragioniere si mette il microfono, volevo ricordare che dovremmo avere in collegamento con noi Mauro Basso. Ciao Mauro. Ciao, buonasera a tutti, bentornati. Buonasera Mauro, allora senti, tu ovviamente ci riporti le notizie di questo Modena, che ha fatto una vigilia di campionato meravigliosa, una miraglia, la squadra da battere, però ha battuto il passo domenica scorsa. Cosa è successo? È successo che gli altri andavano più forte e quindi chiaramente il Modena ha fatto fatica, nonostante poi che ha avuto nel finale 3 palle gol nitide, poi abbiamo preso un palo con Marotta. C'era un possibile calcio di rigore sempre a favore del Modena per un fallo su Marotta. Comunque alla fine il pareggio ci sta. Anche la prima di campionato, è chiaro che questa squadra si deve amalgamare. Praticamente erano 9 undicesimi nuovi rispetto all'anno scorso, quindi è chiaro che gli amichevoli ne sono state fatte tantissime, quindi anche il punto secondo me non è da disprezzare. Sì, anche perché stavo dicendo il Grosseto è una bella squadra, cioè tosta, nel senso che comunque è una squadra che sarà difficile nel corso di questo campionato riuscire a far punti a casa loro. Sì, sicuramente. Ricordiamo che l'anno scorso loro nel girone A hanno raggiunto i playoff, quindi vuol dire che poi come squadra sono una squadra discreta, una squadra di giovani che corre, amalgamata più del Modena perché già ha diversi anni che giocano insieme, quindi è chiaro che un minimo di vantaggio, almeno a livello di amalgama, l'avevano. Ok, senti Mauro, intanto ti vado a presentare il nostro ragioniere pallone, che è stato in vacanza ma è tornato più bianco di prima. Come mai? Ciao Enzo. Vi saluto tutti, saluto gli spettatori. No, volevo dire una cosa al nostro amico a proposito del Modena. Secondo me il Grosseto ha fatto l'opposto del Modena, ha preso dei giovani che corrono, mentre il Modena ha preso degli anziani, giocatori diciamo esperti, che però di gamba ne hanno un po' meno, e quindi questo sarà il leitmotiv di quest'anno del Modena, perché
se non sbagliano, se sbagliano quell'occasione che possono avere, possono anche pagare il ritmo degli avversari. Sì. E poi comunque questa sera all'interno di Tacchi e Tacchetti, caro Mauro, avremo modo di analizzare meglio la situazione del Modena, del campionato, perché è un campionato importante, quello che si appresta, che si è prestato a iniziare il Modena con anche degli scontri importanti come quello con la Reggiana, che ormai ci siamo. Domenica prossima. Sì, lunedì prossimo, a proposito, la Reggiana gioca stasera, quindi magari in diretta daremo anche il risultato della gara che si disputa al Città del Tricolore barra Mapei Stadium, perché poi lo stadio di Squinzi non è della Reggiana, però i reggiani lo continuano a chiamare Città del Tricolore. Comunque, al di là di questo diverbio, diciamo che la gara che si disputerà questa sera alle ore 21 è fra Reggiana e Montevarchi e va a chiudere la prima giornata del campionato di Serie C. Esatto, non so se abbiamo la nostra Francesca De Vincenzi, ancora no. Allora adesso vi faccio vedere un'immagine, perché ovviamente dall'immagine dobbiamo poi capire l'argomento che andremo a trattare. Ecco, caro Mauro, caro Enzo, questa è una panchina. Dice perché? Perché il dottor professore onorevole Donnarumma, per la seconda volta di fila, si è dovuto accomodare in panchina. Eccolo qua, vedete, con la mascherina ovviamente. E la cosa non è che sia di buon grado, cioè non è che lui l'abbia presa di buon grado questa situazione qua, perché ovviamente con tutti i soldi che prende lasciare un giocatore del genere in panchina, Enzo, io dico che non ci siamo. No, no, ma fa parte del gioco. Penso che lui giocherà la Champions, mentre invece per il campionato probabilmente giocherà Navas. Ma stiamo parlando di due ottimi portieri, anche se nel finale di campionato l'anno scorso, soprattutto in Champions, Navas ha fatto qualche errore di troppo, ha lasciato un po' a desiderare. Però ci sta, poi è arrivato un po' alla fine e conseguentemente ci sono dei meccanismi di gioco che le squadre che hanno cambiato parecchio stanno mettendo a punto. Ecco, mentre c'è stato il debutto di Messi nella squadra appunto del PSG, che ha visto vittoriosa sul Reims in casa loro di 2-0, ha fatto due gol Mappé, ed è proprio Mappé che è sempre discussione di mercato, perché sì, esatto, c'è una nuova proposta importante. Mauro, non so se l'hai seguita oggi, proprio di qualche minuto fa, la proposta che ovviamente viene fatta dal Real Madrid per Mappé, che vorrebbe dare 170 milioni più 30 di bonus, quindi si arriva sui 200 milioni di euro. Certo, certo. Beh, era il prezzo che però era stato pagato a Mbappé. Mbappé è stato pagato 180 milioni tre anni fa, e conseguentemente è il suo prezzo e il suo valore. Però diciamo, Mauro, così, questi 200 milioni erano diciamo prima del Covid, perché adesso le carte sono completamente diverse rispetto a 2-3 anni fa. Ma non per tutti. Sicuramente dei soldi, secondo me, tranne questi francesi ce ne sono pochi, e quindi non so dove il Real andrà a trovare questi euro per comprare Mbappé, sempre ammesso che poi sia una cosa reale o sia solo fantacalcio. Esatto, nel frattempo invece non è fantasia ma è realtà, è ritornata con noi in diretta la nostra Francesca De Vincenzi. Ciao Francesca, bentornata. Ciao, buonasera, che belli che siete, come siete belli. Ma come mai il nostro Enzo è ancora bianco? Allora io ho detto che, cioè, ci sono persone che vanno al mare per andare a prendere il sole, altri invece, tipo come i vampiri, vanno a procacciare, diciamo così, della selvaggina, però non succhiano il sangue, no Enzo? No, perché lui è un signore, i signori non si abbronzano. Oh, giusto, anche no, questa no, è una bella. Io dovrei dire che invece io non sono andato in vacanza per niente, ci andrò verso fine settembre, starò via un mese in America Latina. Esattamente a Panama, immagino. Sì, a Panama e in Colombia. Sì. Allora, Francesca, per lavoro. Stavamo parlando di questa Donnarumma che non trova pace tra gli olivi, come si suol dire, perché per la seconda partita si è dovuto accomodare in panchina, e il nostro Enzo dice no, ma le jeux sont faits, per usare questo termine francese, perché? Come perché? Perché hanno deciso che Donnarumma giocherà la Champions, mentre Navas farà il campionato. Pare che sia così. Può essere, non sarebbe nemmeno un'assurdità, anche perché sappiamo che nelle squadre che se lo possono permettere, perché attenzione, credo che solo il PSG possa permettersi uno come Donnarumma in panchina, credo in qualsiasi altra squadra del mondo sarebbe titolare inamovibile in qualsiasi competizione, compresa la Coppa del Quartiere.
Può essere che la scelta sia questa, oppure può anche essere che più banalmente Donnarumma non sia ancora ritenuto pronto perché è poco che è arrivato, magari non si è integrato. Ricordiamo che è sempre un ragazzo giovane che ha sempre la sua prima esperienza via dal Milan, quindi magari non si è, semplicemente non si è integrato. Vedremo, comunque la Champions è dietro l'angolo. In molti si chiedono, anzi si domandano, ma forse non è che non si è integrato lui, non si è integrato magari né suo fratello, né suo nipote, né suo cognato, tutta la famiglia che ha portato. Non sono andati i suoi fratelli, non sono andati a Parigi. Allora, attenzione, allora parliamo invece di un top player che è italiano, girovago del mondo, perché? Perché fa ancora parlare di sé, Mister Ballotelli, eccolo qua, guardate un po' quello che Adana Demirspor è la squadra appunto turca dove quest'anno sta militando e ha preso pugni la panchina perché è stato sostituito. Cioè, sì, però hanno anche sostituito l'allenatore però alla fine della partita. Ah, perché ha sostituito Balotelli? Ma adesso non sappiamo, si presume per questo, però hanno sostituito l'allenatore. Allora, secondo te, Mauro, questa può essere una telenovela da seguire settimanalmente? Sì, questo fa divertire, questo fa divertire. Al di là che ho sempre la mia idea che se avesse una testa a posto è un grandissimo giocatore, ma purtroppo non ce l'ha, quindi è chiaro, certo, che certo che ha maltrattato, ha dato un pugno al suo compagno di squadra che l'ha guardato in malo modo. Ma la voce del nuovo allenatore potrebbe essere Montella di questa squadra qua, che è girata oggi. È vero. Bene, a posto, cioè, non c'è limite al peggio, no? Guarda, io ho detto quest'estate quando parlavamo, dicevo che Tiago Motta alla Spezia non arriva ai morti, mi sto sbagliando di poco. Ieri ho giocato a tennis. Però Mauro, io mi ricordo che tu mi dicesti qualche settimana fa che anche Inzaghi non sarebbe arrivato al Pandoro o alla Colomba. E invece sta io facendo, ho detto, veramente che giochiamo meglio che con Conte, questo sicuro. Guarda come ride Enzo, guarda come è contento. Ma quale Inzaghi, scusate, Simone o Filippo, tra l'altro? No, perché bene tutti e due, perché entrambi, Pippo c'ha 6 punti in Serie B. Quello dell'Inter c'ha 6 punti in Serie A, quindi appunto bene. No, la mia domanda era coerente con la situazione. Dai, quindi stanno andando bene entrambi, via. È un problema familiare. È presto però per cantare vittoria per loro. Allora, invece una cosa importante, facciamo vedere il mercato alla nostra maniera, il mercato del pallone, eccolo qua, perché ci sono veramente delle cose nuove e interessanti da valutare insieme. Fra le altre cose, la squadra, diciamo, big del calciomercato, cara Francesca, è proprio il Parma, perché ha un sacco di trattative in corso. C'è un certo Brugman che appunto è a saluti, eccolo qua. Sì, allora, la situazione in casa Parma è, cerco di riassumerla così. Sostanzialmente si sta cercando di fare pulizia di tutti quelli che erano gli acquisti dell'era Faggiano, non perché a Ribalta e a Kraus stia sulle scatole Faggiano, ma semplicemente perché si sta cercando di fare pulizia di tutti gli acquisti del passato, quindi di costruire la squadra. Cioè, gli unici che rimarranno sono quelli sostanzialmente comprati tra settembre e gennaio scorsi, ma già da Kraus praticamente, quindi si stanno facendo fuori tutti letteralmente. Ragion per cui Brugman, che è un giocatore che comunque nel gioco di Maresca ci sarebbe potuto tranquillamente stare, tant'è che per vendere Brugman devi trovare un altro centrocampista, andrà probabilmente al Como. Era vicinissimo a due società di serie B, seconda divisione spagnola, ma poi è saltata la cessione perché lui vuole rimanere in Italia. Non è un problema di categoria, nel senso, non è che lui voglia stare in Serie A, ma è il Parma che non vuole più avere nulla a che fare con i giocatori della vecchia gestione, ragion per cui Cagliolo andrà alla Salernitana, ragion per cui Simone Jacoponi, giocatore per il quale a me dispiace molto, anche perché ha uno stipendio veramente ridicolo, cioè prende circa 200.000 euro, quindi nel senso non è uno stipendio impegnativo. Simone Jacoponi è sostanzialmente fuori rosa, ragion per cui io ieri ho scritto: le bandiere si ammainano ma non si calpestano, nel senso, un po' di rispetto per questo ragazzo che è con noi dalla C e che è stato il primo a tatuarsi la maglia del Parma, i colori del Parma con la data 1805-18, quando siamo risaliti. Però il discorso è: tutto ciò che appartiene alla vecchia gestione, via. E infatti vi do una perla
è un'esclusiva assoluta perché non, mi è stato proibito anche di metterla sul giornale. Il Parma è riuscito a cedere anche Caramò, attenzione, che è l'erede naturale per imbecillità di Balotelli. Siamo riusciti a liberarci anche di quello. Non posso ancora dire qual è la squadra acquirente, ma forse per le 21.30 potrò dirlo, vediamo. Beh, comunque intanto vi do questo. Mi sono sbagliato su Ronaldo, intanto ti ringraziamo di aver dato la priorità al mercato nel pallone TBC 85. Poi giravo un modo di dire, no? Il modo di dire della bassa modenese, quando tu è proprio un fagiano, sei un fagiano, no? In questo caso invece il Fagiano è stato molto dritto, perché è riuscito a vendere qualcosa che era improponibile, no? Davvero venuto di Caramò, però. Ma guarda, Caramò era una promessa che l'Inter aveva lanciato, poi dopo si vede la classica promessa francese. Infatti, per esempio, adesso il Milan sta cercando di acquistare tutti dei francesi, e io non penso che tutti questi francesi siano dei fuoriclasse. Ecco, questa è la mia opinione. Poi staremo a vedere, ecco, Caramò è una promessa non mantenuta, probabilmente caratterialmente avrà dei problemi, io sinceramente non lo conosco, quindi mi fido ciecamente di quello che dice Francesca, se è riuscito a liberarsene meglio per loro, poi Francesca... però Brugman io non l'avrei dato via. Ma io sono d'accordo con te, ma il problema è proprio che vogliono... vengono venduti, tranne Roberto Inglese, perché ha bilancio per ancora 11 milioni di euro dei 25 totali che è costato, ma come sappiamo i bilanci, cioè le cifre vengono spalmate, tranne Inglese che ha bilancio ancora per 11 milioni nessuno te li dà per un giocatore che nelle ultime due stagioni si è alternato tra panchina e tribuna per degli infortuni, quindi tranne Inglese che per forza di cose cercano di recuperarlo rivalutando, tutti gli altri acquisti della passata gestione vengono venduti. È una scelta che io posso meno condividere, ma che comunque ho capito come tale vi riporto. Intanto, nel senso, questa è, poi possiamo discuterla, ma questa è. Non dimentichiamoci che tra la sfida di quelle tre squadre catapultate in Serie B da là, il Parma ha vinto 1-0 con Benevento, quindi insomma si è posizionata bene, era una sfida importante questa. Mi sono divertita tantissimo ieri sera, lo ammetto candidamente, è stata nel primo tempo è stata veramente una bella partita tra due squadre entrambe molto forti dalla cintola in su ed entrambe molto scarse dalla cintola in giù. Infatti se fosse finita 0-0 sarebbe stata quasi un'eresia, perché comunque difensivamente il Parma aveva Busi a destra, insomma Busi a sinistra, ma il Benevento non è che stesse meglio. E quindi primo tempo veramente a campo aperto, strabello, stradivertente, secondo un po' meno spettacolare, un po' più nervoso, ma comunque una bella partita, una partita che secondo me poteva essere serenamente una partita di Serie A come livello di gioco e di spettacolo. In verità il Parma aveva già segnato il 32esimo con Schiattarella, che era tra l'altro il fresco ex gol annullato poi dal VAR, giustamente per un fuorigioco per Tutino che impallava sostanzialmente Paleari. E poi è arrivato questo gol al 97esimo, perché i minuti di recupero erano 4, ma si è fatto male Camara che si è lussato una spalla, quindi insomma si era perso tempo. E dopo praticamente un campionato in cui il Parma nel minuti di recupero ha perso, se non ricordo male, 13 punti solo nel girone di ritorno, nei minuti di recupero, per una volta i minuti di recupero hanno detto bene al Parma, è stato molto bello perché era la prima al tardi col pubblico, quindi con quella risultanza sotto la nord, la famosa corsa di Buffon che a 43 anni è corso sotto la nord attraversandosi tutto il campo per andare a abbracciare il compagno che ha fatto gol. Insomma, è stata una cosa molto molto bella ed una bella partita. Deve stare attento a questi scatti Buffon a 43 anni. A parte questo, intanto complimenti anche alla Spalle, l'altra emiliana, che ha vinto per 5-0 col Pordenone, insomma è andata benissimo questa settimana in Serie B. Adesso invece rioccupiamoci del calciomercato, soprattutto andiamo a analizzare delle altre operazioni che portano comunque alla firma del Parma. Ad esempio c'è un acquisto, si chiama Woyo Koulibaly, lì, che è, questo qui è angolese, ma non è parente di Koulibaly, quello del Napoli, perché mi sembra di vedere che anche nel nome c'è una K in meno, una cosa. Questa... Sì, c'è una C al posto della K. Esatto. Questo qua praticamente è un terzino di 22 anni, molto forte, di prospettiva, e avrà un contratto fino al 2025, Francesca. Sì, è un terzino, ne parlano un gran bene, soprattutto perché pare, io mi dico sempre pare, mi scuso, non è una sfiducia nei confronti della società che l'ha comprato, però
soprattutto giocatori che arrivano dall'estero, poi ne va sempre valutato l'inserimento nel campionato italiano, no? Si dice un gran bene, si dice che possa giocare sia sulla destra che sulla sinistra, quindi che sia comunque un giocatore estremamente versatile. Si farà, tra virgolette, passatemi il termine, compagnia con Del Prato, che ha fatto le visite mediche oggi, arriva in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dall'Atalanta, che anche lui di ruolo terzino sinistro, ma che può fare anche il terzino destro, l'esterno di centrocampo. E Del Prato idealmente andrà nel ruolo che adesso è occupato da Somm, ma che non è il suo, perché Somm comunque è un centrocampista. Koulibaly probabilmente andrà sulla destra, entrambi faranno compagnia a Elia Kobbo, che io confesso candidamente che non conoscevo, che ieri sera ha giocato dopo 48 ore che è sceso dall'aereo, ma chapeau a lui perché ha fatto una partita eccezionale. Ripeto, io onestamente non avevo idea di chi fosse, ma ieri sera ha giocato molto bene. Speriamo che Koulibaly sia altrettanto, insomma. Poi abbiamo, invece lo conosciamo, Francesca, abbiamo un'altra operazione, questa volta invece in uscita verso il Milan da Parma, con Traoré e Chaka Traoré, sì. È un 2004, è stato pagato 600 euro, 600.000 euro, viva Dio, altrimenti costava meno che quando, sì, giocavo a pallone io. Su Traoré c'è una piccola disputa a Parma, perché lui faceva parte di quella cioppata di Traoré, diciamo, che si è scoperto, insomma, essere venuti in Italia tramite parenti illegittimi, insomma, per farli venire in Italia, per fargli ottenere la nazionalità italiana tramite parenti non parenti, quando c'era stato quello scandalo legato ai procuratori qui a Parma. Quindi lui aveva subito un po' quella vicenda lì, nel senso che poi in realtà lui non si chiama, quindi Traoré, ma avrebbe un altro nome, eccetera. Aveva subito parzialmente quella vicenda, in più lui non aveva ancora un contratto perché ha 16 anni, aveva buttato in Serie A con il Parma. E ha rifiutato di firmare con il Parma per andare al Milan. I dirigenti del Parma non l'hanno presa bene. Allora, sentite ragazzi, abbiamo una news proprio arrivata in questo momento. Tra l'altro ho il telefono del nostro Emanuele, molto bello, devo dire, non hai fodi quell'ultimo grido. Allora, Conte sarà opinionista a Sky Sport. Quindi questa è una grande notizia, io non oso immaginare cosa possa essere stato pagato. Mauro, cosa le avranno dato? Ah, ne avranno dati tanto, conoscendo il personaggio, secondo me l'hanno riempito di soldi. Poi non so cosa commenterà, perché c'hanno solo tre gare, magari guarderà su DAZN, poi dopo dirà la sua, perché quest'anno Sky non è che abbia tante partite da far vedere. Quindi ma sarà... suppongo vada al club, da Fabio Caressa. E dice, c'è praticamente una dicitura che dice: Conte in prestito a Sky Sport con diritto di riscatto fino alla prossima panchina. Per cui, insomma, per un po' di tempo, forse qualche settimana, avremo modo di vederlo. Poi, sempre calciomercato, velocemente, abbiamo Kostic che arriva alla Lazio dall'Eintracht Francoforte, centrocampista offensivo, più ala secondo me che centrocampista, con 15 milioni più 3 di bonus. Tra l'altro c'è una situazione veramente da macchietta, no, caro Enzo, nel senso che la Lazio avrebbe mandato via, come si vede qua dalla foto, un'email, è solo che purtroppo questa email è stata recapitata a un altro indirizzo, quindi la prima proposta di acquisto della Lazio di 10 milioni non è mai arrivata, è arrivata solo quella di 15, per cui insomma, se anche le società di calcio riescono a sbagliare le email, non c'è poi da stupirsi che, così come successe anche al Sassuolo qualche anno fa, non riuscì a mettere a posto i giocatori proprio per un discorso di aver sbagliato il fax. Possono succedere anche queste cose. Lo conoscete questo giocatore, voi, Mauro, Francesca? Io sinceramente no. No. È una riserva croata, è un giocatore, è un esterno che in Germania ha fatto la sua figura, però non mi pare che sia un giocatore che possa fare particolari differenze, potrebbe giocare titolare, però ricordiamoci che nella Lazio c'era un giocatore che è rimasto, ha giocato una decina d'anni, che quest'anno poi ha finito... che si chiamava, e intanto la proposta che abbiamo fatto prima, cioè che abbiamo letto prima, dei 170 milioni più 30 di bonus del Real Madrid, che ha rilanciato, è stata forse accettata o comunque va valutata dal PSG, per cui insomma ci sono buone possibilità che a breve si possa chiudere questa operazione. Sempre Juventus, Fagioli, giovane
importante, secondo il mio umile parere, prenderà posto alla Cremonese in prestito in Serie B, un prestito secco, per cui insomma si gli darà la possibilità di potersi fare le ossa, come si suol dire, del giocatore. Poi attenzione, sempre Juventus, Pjanic prova a prenderlo pagando la metà dello stipendio. Adesso percepisce 8 milioni e mezzo al mese, la Juve ha detto ok, io ti do metà del tuo stipendio e il diritto di riscatto fra 2 anni, cioè della serie, vieni a giocare da noi, ti riduci la metà dello stipendio e poi forse fra 2 anni ti compro. Come le vedi queste operazioni che ormai sono abitudinarie, no? Francesca? Io le vedo molto tristi, nel senso che sono tutte operazioni da vorrei ma non posso. Io questo mercato lo definirei proprio il mercato del vorrei ma non posso. Grazie a Dio domani alle 20 si chiuderà questa sessione. Dopo i grandi mercati dei diritti, cioè dopo i grandi giorni dei riscatti e controriscatti, che sostanzialmente sono solo operazioni che servono poi ai fini del bilancio, adesso siamo al vorrei ma non posso, quindi vorrei prenderti ma non posso, ti prendo in prestito, poi vediamo. E mi fa tanta tristezza, perché questo ci fa capire come esatto, anche il calcio abbia pochi soldi, ci siano pochi soldi e poche possibilità di investimento. In altre due momento. Notizie, Bakayoko, ufficiale ritorno al Milan in prestito biennale con diritto di riscatto, e sempre con diritto di riscatto anche Petagna alla Samp e dal Napoli con prestito, ovviamente diritto di riscatto. Insomma, quindi sono operazioni... No, il problema non è il diritto di riscatto, è l'obbligo di riscatto, questo è fondamentale, perché il diritto di riscatto vuol dire io lo riscatto oppure non lo riscatto. Una squadra si libera di un giocatore che ha in eccedenza e un'altra se lo prende perché forse gli manca qualcuno per completare la rosa. L'obbligo di riscatto è invece il vero affare, perché una squadra poi fra un anno, 2 anni deve tirarli fuori i soldini. Certo, poi... Sì, però Enzo, riscatto e controriscatto, se ci pensi, sono una barzelletta, perché io posso io posso fissare il riscatto di un giocatore a 8 milioni, per dire, il controriscatto a 9, ma sostanzialmente i soldi che ballano è 1 milione, quindi sono solo giochi di bilancio. Sì, quelli. Te la puoi giocare, no, finché vuoi. Il problema è l'obbligo di riscatto e tutto il resto sono... Che è un'altra cosa, certo. Esatto, tutto il resto invece è aria fritta. Però cioè... fra le poche squadre che hanno veramente speso soldi veri, oltre il Parma, io metto anche il Modena, Mauro, perché quest'anno di soldini ne ha spesi la società. Sì. Ne ha spesi, diciamo, speriamo bene, questo poi lo impareremo a maggio, però il Modena con la società nuova ha investito, ha fatto un mercato, praticamente ha cambiato quasi tutta la squadra fondamentalmente. Gli ultimi aggiornamenti di mercato sono, ora parlo di cessioni, abbiamo dato Luppi a Feralpi Salò, Nelli e Molinaro al Fiorenzuola. Fra le cose, Nelli ha proprio debuttato facendo gol alla squadra di Salò, quindi il Fiorenzuola ha vinto 2-1 col Feralpi. Poi abbiamo dato Costantino a una squadra vicino a Viterbo che si chiama Monterosi. In entrata dovremmo aver finito, poi lo impariamo domani. Allora, facciamo un piccolo focus. No, questo è stato, secondo me, il Modena io non penso che abbia operato bene. Ecco, io dopo ne parleremo stasera in tacchi e tacchetti ed esporrò le mie opinioni, che non sono quelle del direttore sportivo Baira. Che non ti convince tanto. Però intanto facciamo un piccolo focus sulla Serie A. Come l'avete vista queste prime 2 giornate con la Juventus che ha zoppicato nuovamente? Ma la Juventus ha un problema, deve fare un gioco, i centrocampisti probabilmente ci sono, perché non è che sono scarsi. Il problema è che non sanno a chi passare la palla, cioè manca proprio un'idea di un gioco a centrocampo, cioè che in un certo momento uno si muove. Il gioco senza palla è la caratteristica, ho avuto da quel po' che ho guardato, è la caratteristica della Juventus, non esiste o esiste molto poco il gioco senza Francesca... palla. Poi ricordiamoci che Allegri non è mai stato un fautore del cosiddetto bel gioco, ha messo il labiale di Chiellini è stato praticamente un esempio di com'è la squadra adesso della Juventus nei confronti di Allegri. Questa non è una squadra, e lì forse è raccolto tutto quello che andremo poi a analizzare questa sera. Cosa pensi tu? Io penso che la Juventus abbia più problemi tra societari organizzativi di quelli che potevamo immaginare. Credo che l'incompatibilità tra Ronaldo e Allegri fosse solo la punta di un iceberg che pian pianino sta spuntando dalle acque e venendo a galla. Forse si pensava che Allegri potesse essere il salvatore della patria, no? Quindi, cioè, che non, quindi prima era colpa di Sarri, poi è colpa di Pirlo.
evidentemente le colpe non stavano solo in Sarri riempirlo, anche perché il problema non è tanto perdere a Empoli, cioè oddio, può essere anche perdere a Empoli il problema per la Juve, ma il modo in cui la Juve ha perso a Empoli, perché non possiamo dire che nel secondo tempo l'Empoli, cioè l'Empoli ha segnato a metà del primo tempo, non possiamo dire che dal gol in poi l'Empoli abbia rischiato di subire una goleada, cioè la Juventus praticamente non ha giocato a calcio. Sì, e sì, quindi sì. Io credo che non sia tanto che Moise Kean sarà il risolutore o che lo potrebbe essere Icardi se dovesse arrivare, ma ci deve essere un problema più radicato o nella testa o il veramente problema, andrà trovato un gioco, sono d'accordo con te Francesca, il problema è a monte, poi questa sera lo analizzeremo insieme in maniera un po' più dettagliata. Adesso invece chiedo con il nostro Mauro, beh insomma, allora questa roba con Mourinho dove può arrivare? Può lottare per il titolo, può lottare per il titolo, anche perché Mourinho è il numero uno e poi insomma ha una bella squadra, deve recuperare anche Spinazzola, quindi quando avrà, sempre ammesso che riprenderà bene, avrà un'altra fresa all'arco per poter giocare con Milan, Inter, Juve, perché io volevo però tornare un attimo sulla Juve. Ricordiamo che anche un po' di anni fa, quando il Carpi era in Serie A con Allegri, la Juve partì malissimo, poi purtroppo io che sono interista mi dispiace dirlo, ma poi lo scudetto lo vinse la Juve d'Allegri, quindi andiamo calmo a dire che questa squadra va male, perché con Allegri un diesel carbura, poi alla fine arriva. Spero di no da interista, però devo anche essere obiettivo, ricordandomi anni fa che fece la stessa cosa sempre con la Juve e poi arrivò a vincere lo scudetto. Sì, quindi io penso che le squadre che sono 29 partite su 30. Sì. E Lazio. Perdette la prima partita a Udine contro l'Udinese, poi dopo la seconda partita, se mi ricordo, dopo fece una striscia incredibile di 9 vittorie. Vinte su 30 e l'altra pareggiata. Frosinone anche, 1-1. Sì, è vero. Allora, fece gol all'ultimo giocatore del Frosinone. Enzo, tu invece come lo vedi questo campionato? Chi è la squadra che ti ha impressionato, ovviamente a parte l'Inter? No, adesso è ancora presto, perché le squadre, chi ha cambiato allenatore ha anche cambiato tipo di gioco. Vediamo la Lazio per esempio, che è passata dal famoso 3-5-2 a un 4-3-3, poi quindi Sarri deve sistemare la difesa. Mourinho sta raccogliendo l'entusiasmo, però quando poi questa squadra, che secondo me lo vedo un po' in difficoltà nella parte difensiva, sarà attaccata da giocatori molto forti, probabilmente la Roma non la vedo capace di poter vincere lo scudetto. Questa sera parleremo anche delle altre squadre, anche del Milan, perché sono delle grandi novità. Attenzione, noi ci dobbiamo fermare, io saluto e do appuntamento ovviamente alle 21.30 nello spazio di Tacche e Tacchette, la nostra Francesca Di Vincenzi. Ciao Francesca, a dopo. A dopo. È il nostro carissimo ciao. Mauro, ciao Mauro, ciao, ci sentiamo dopo. Bene, Enzo, io ti ringrazio, vatti a fare un caffè, noi ci saluto tutti. Va bene, noi quindi ci troveremo sicuramente alle 21.30 con Tacche e Tacchetti e naturalmente buon proseguo sulla programmazione di TVB Studio 85.